Nasce giunta Messinese Terre, entrano nell'esecutivo Valeria Caci, a cui sono state assegnate le deleghe ai servizi sociali, salute e istruzione, Maurizio Melfa, che detiene la delega ai lavori pubblici, e Valentino Granvillano, neoassessore allo sport, turismo, cultura, eventi, polizia municipale, viabilità e trasporti pubblici. Venerdì 22 dicembre in consiglio comunale si parlerà di sfiducia. 5 arresti per devastazione e saccheggio in manette, stranieri tunisini trattenuti al centro di Pian del Lago a Caltanissetta. Sono accusati del raid commesso lo scorso 9 dicembre. Le ordinanze sono state eseguite dalla squadra mobile. Giardinelli nel degrado, disagi nelle strade del quartiere periferico di Gela per la presenza di erbacce, sporcizie e buche. Scatta la protesta dei residenti. La Gelas ha un nuovo presidente, si tratta dell'ex sindaco Franco Gallo, che ha annunciato che rinuncerà ai compensi previsti per la carica più alta della società partecipata. Del consiglio d'amministrazione fanno parte inoltre i dipendenti Grazia Bagnato e Rocco Incardona. Esce Senza regole del cantante Ottavio Averna, il nuovo singolo dell'artista gelese racconta l'instabilità delle relazioni. Il brano sarà inserito nel progetto benefico intitolato Respiro. Il Gela da Cireale senza tifosi, lo ha disposto l'osservatorio sulle manifestazioni sportive che ha giudicato la gara di domenica prossima con profili di rischio, ceduto Raimondi al Palazzolo. C'è una nuova giunta comunale al Palazzo di Città, la terza nominata dal sindaco Domenico Messinese in 2 anni e mezzo. Ieri hanno prestato giuramento Valeria Caci, a cui sono state assegnate le deleghe ai servizi sociali, salute ed istruzione, Maurizio Melfa, che detiene la delega ai lavori pubblici, e Valentino Granvillano, neoassessore allo sport, turismo, cultura, eventi, polizia municipale, viabilità e trasporti pubblici. I tre vanno ad aggiungersi a Simone Siciliano e a Fabrizio Morello, i quali mantengono le precedenti competenze, e a Giovan Battista Mauro, a cui sono state affidate le deleghe al patrimonio, urbanistica e territorio. Valeria Caci, 42 anni, laureanda in scienza dell'educazione e della formazione, sposata e madre di 3 figli, è presidente dell'associazione di volontariato Il Tempio di Apollo. Maurizio Melfa è un imprenditore di 46 anni, sposato e padre di 2 figli, laureato in economia e commercio, e Valentino Granvillano, 35 anni, è laureato in giurisprudenza, sposato e padre di 2 bambini ed è il presidente del Consorzio Gela Centro. Il completamento della giunta mi è stata suggerita dalla città di Gela. Persone che si sono spese per migliorare il nostro territorio, persone che attive e che hanno cercato di dare contributo per la crescita e non inutili e sterile discussioni per la distruzione di quello che si ha. Sono cosciente dell'incarico, è cosciente anche della difficoltà di questo cammino. Starò accanto alla città, ho intenzione di parlare con tutta la città e con coloro che possono dare una mano a risollevare le sorti di Gela. Abbiamo intenzione di dare supporto e siamo convinti che in un momento così particolare, anche dal punto di vista politico, sebbene parlo da un non politico, ma da un soggetto che non è avulso dalla politica stessa, si necessita di essere operativi immediati. Forze sane devono in qualche modo necessariamente approcciarsi alla politica, quella buona, quella che può risolvere i problemi di questa collettività. L'avevamo affidato a quello dei lavori pubblici, settore strategico, perché è un ramo che può dare moltissimo lavoro e occupazione, e questa è la vera priorità di questa città. Abbiamo un lavoro da continuare, che è quello del piano regolatore generale e nella fattispecie l'attuazione proprio di ciò che finora abbiamo ricevuto. Speriamo di sistemare alcune cose che non rimaste in sospeso e vediamo di dare una forte accelerata a uno strumento che la città ha urgentemente bisogno. Intanto si allarga il fronte dei consiglieri che intendono votare la sfiducia al sindaco messinese. Ai 20 che hanno manifestato già la loro dichiarazione di voto si aggiunge il gruppo di Sicilia Futura. Il numero adesso è giunto a 24 su un plenum di 30. Dunque, a meno di colpi di scena, la nuova giunta municipale potrebbe avere vita breve.
Il Consiglio Comunale, in merito proprio alla sfiducia, è stato convocato per venerdì 22 dicembre alle 10. Sono tutti indagati per il reato di concorso in devastazione e saccheggio per aver distrutto la sera di sabato 9 dicembre scorso cose mobili e parte della struttura del centro di permanenza per rimpatri di Pian del Lago, mettendo così in pericolo la vita e l'incolumità individuale degli stranieri trattenuti. La squadra mobile ha eseguito 5 fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti di stranieri tunisini trattenuti nel centro stesso. Si tratta di Mimuna Kari, 40 anni, Hussein Naim, 32 anni, Trabelsi Abdulmonan, 20 anni, Gubantini Akref, 24 anni, Fatla Bilal, 29 anni. Quella sera intorno alle 22 il personale delle forze di polizia operante al centro riscontrò il propagarsi di un vasto incendio all'interno della struttura dovuto alla combustione di materassi, materiali cartacei e indumenti di vario genere ammassati all'interno delle camere. Il tempestivo intervento dei poliziotti di vigilanza consentì ai vigili del fuoco e agli operai della cooperativa di domare gli incendi propagatisi nei 3 padiglioni. L'attività di indagine si è concentrata sulla visione delle immagini per il riconoscimento non agevole degli autori della devastazione, che avevano agito in piena notte e con il volto travisato, e ha permesso di cogliere i fermati in tutte le fasi delle loro condotte criminali, anche quelle preparatorie, consistite nell'accatastare materassi, scarte, capi di vestiario e oggetti. In quei momenti diversi stranieri trattenuti nel centro, consci del pericolo, si organizzarono per prelevare borsoni ed effetti personali, calzando anche delle scarpe per potersi mettere in sicurezza. Gli autori della devastazione nel frattempo appiccavano il fuoco, comportando gravissimi danni alla struttura ormai completamente inagibile. Uno dei protagonisti, Fatla Bilal, ha anche ostacolato le operazioni di spegnimento dell'incendio, lanciando una scarpa e un bidone della spazzatura ad un operatore della cooperativa. I 5 fermati, dopo le formalità di rito, sono stati tutti condotti al carcere Nisseno Malaspina. Buche, erbacce e sporcizia nel quartiere Giardinelli. Protestano i residenti della zona per le condizioni di degrado in cui versano le strade. Oltre all'incuria del verde pubblico, i cittadini lamentano anche la presenza di sporcizie ed erbacce tra i marciapiedi e buche nell'asfalto. Abbiamo intervistato queste buche che noi abbiamo qua, la sporcizia che abbiamo all'interno del mercato. Tutti dicono che va tutto bene a Gela, non va niente bene a Gela. Come si sentono i residenti? Malissimo, perché non vuole più nessuno partecipare nemmeno alla riunione dei comitati di quartiere, perché questo, grazie a questa amministrazione, ci hanno portato fino a questo punto di qua, che la gente non vuole sapere più nulla. Che cosa si trova per le strade di questo quartiere? Ma un po' di tutto, troviamo delle buche, troviamo delle erbacce, immondizia in tutti gli angoli, sulla via Niscemi, angolo sembra nel mercato ortofrutticolo, che la vanno a buttare là, anche che hanno i locali, che hanno i secchi messi davanti alla porta vuoti, però preferiscono metterla di quello più vicino possibile, non davanti alla sua porta. Alcune di queste buche sono veramente profonde, ci sono stati degli incidenti o comunque si teme il rischio? Ma io dico che qualcuno come me, che non ho voluto denunziare il comune, che ho preso questa buca dove ci troviamo adesso a intervistare, ho piegato un braccetto, perché di notte con l'acqua che c'era non l'ho vista questa buca, io ho piegato un braccetto. I residenti reclamano inoltre maggiori controlli di sicurezza nella zona. L'amministrazione deve mettere i vigili, i vigilanti, vuole fare una squadra come vuole lui, fa fare dei verbali ben precisi alla gente che butta l'immondizia dove vuole loro. Alla stazione, che non si può camminare più, gioco di carte, è una vergogna vera e propria, non c'è né polizia, né carabinieri, né vigili, nessuno vedono questa gente che giocano lì a carte, fanno la pipì sotto gli alberi, quello che vogliono fare, i mondizi, tutto quello che vogliono fare, nessuno guarda, nessuno vede niente. La richiesta dei residenti è che si intervenga nel quartiere per migliorare la vivibilità della zona.
e l'ex sindaco di Gela, Franco Gallo, il nuovo presidente della Gelas Multiservizi S.p.A. prende il posto del dimissionario Vincenzo Romano. Gallo ha annunciato che rinuncerà ai compensi previsti per la carica più alta della società partecipata. Del consiglio d'amministrazione fanno parte inoltre i dipendenti Grazia Bagnato e Rocco Incardona. Franco Gallo, 62 anni, sposato e padre di una figlia, è laureato in giurisprudenza ed ha esercitato la professione di avvocato. Ha insegnato economia e diritto alle scuole superiori, è stato funzionario del Banco di Sicilia, mentre attualmente è vice direttore regionale dell'IRSAP. L'incarico mi emoziona come se fosse la prima volta e come se non avessi in passato ricoperto il ruolo. Rientrare in questa stanza con un ruolo di servizio per la città è una cosa che mi crea un sentimento positivo e soprattutto mi dà una carica, quella che avevo quando ero più giovane, ho fatto sindaco, e spero che questa permanga e che si riattivi, perché la mia energia, con spirito assolutamente di servizio per la città, come nel passato. E questo mi ripaga più di ogni altra cosa, per cui ho ritenuto che fosse superfluo prelevare il compenso, e quindi io rinuncerò al compenso, lo lascerò nelle casse della Gelas e sarà destinato alle attività sociali. Sono grato al sindaco perché questa nomina deriva da una manifestazione di stima personale, perché non ci legano rapporti politici. E tuttavia dall'inizio di questa esperienza molto spesso ci siamo sentite e mi ha onorato di richieste di consulenza, di consiglio rispetto a varie questioni amministrative. Da ultimo abbiamo collaborato parecchio nella vicenda positiva del Patto per il Sud, perché a me è stato dato un ruolo di monitoraggio da parte della regione siciliana di cui sono funzionario, e quindi abbiamo fatto in modo di avviare più progetti possibili verso la candidabilità e verso la gara per ottenere e per cercare di sfruttare al meglio questa occasione unica per il progresso della città. Anche il nuovo singolo del cantante Ottavio Averna entrerà a far parte della compilation Respiro, un progetto a cura di artisti gelesi creato per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di presidi medici e attrezzature per i reparti di pediatria e oncologia dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. La canzone dal titolo Senza Regole è un brano pop che si mescola alle sonorità dance ed è una fotografia dei sentimenti altalenanti che legano gli esseri umani, rendendo instabili le relazioni. Pensando un po' a quelli che sono i rapporti sentimentali fra le persone, che ormai insomma vengono vissuti veramente senza regole, per cui un po' per gioco, un po' così, un pomeriggio riuniti in studio di registrazione con Enrico Romano, che è rappresentante di Linea Melodica, etichetta con cui è uscito il brano, e in un paio d'ore abbiamo buttato giù testo e melodia ed è uscito fuori appunto Senza Regole. Da anni ho avuto la fortuna, la possibilità, il piacere di collaborare come vocalist in parecchie discoteche, per cui sono molto affezionato alla musica dance e questo ha influenzato in maniera spero positiva appunto Senza Regole. Abbiamo cercato di rappresentare attraverso il testo quelli che sono appunto, come dicevo prima, i rapporti fra vissuti senza regole, tra persone, che siano d'amicizia, che siano soprattutto sentimentali, ma insomma non è un testo autobiografico, ecco. È l'esatta fotografia di come viviamo veramente i rapporti oggi, senza limiti, senza regole, l'orgoglio ormai va messo via di lato, lo buttiamo alle spalle e si va avanti insomma senza regole, non lo so. Una domanda, perché bisognerebbe ascoltarlo? Ma ripeto, è un pezzo che mette abbastanza, insomma così, un po' danzericcio. Io da sempre ho influenze soul, quindi un po' così, ho sempre cantato brani profondi, d'anima e emozionali, e molti mi hanno sempre fatto questo appunto dicendomi: perché non fai qualcosa che insomma sia più allegro? Beh, spero di esserci riuscito. Il brano è disponibile su tutti gli store digitali.
Dopo circa un anno di lavoro vengono presentate nell'auditorium bufalino del liceo scientifico Alessandro Volta di Caltanissetta le attività dell'osservatorio territoriale per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, un osservatorio composto non soltanto dai rappresentanti della scuola ma anche delle istituzioni. Un tema molto attuale, quello del bullismo e soprattutto del cyberbullismo, in un momento in cui le nuove generazioni si interfacciano sempre più con il mondo del web. Tante le attività che si rivolgono non soltanto agli studenti ma anche ai genitori e docenti. L'osservatorio è stato costituito, ricostituito anzi da circa un anno e comprende, oltre che componente della parte istituzionale, quindi scolastica, anche la componente extrascolastica, quindi le istituzioni del territorio, ad esempio il Tribunale per i minorenni, la Procura per i minorenni, la Questura, la Prefettura, l'ASP, il CESVOP, il CEFPAS, insomma. E tutte quelle istituzioni che in qualche modo, in qualche misura, hanno un compito istituzionale nella prevenzione, nella lotta del bullismo e del cyberbullismo. Dopo diverse riunioni abbiamo messo in atto una serie di attività progettuali che adesso, proprio da oggi, saranno presentate a tutte le scuole, e quindi da oggi in poi si partirà con le attività che saranno svolte all'interno delle singole istituzioni scolastiche. Ad esempio sono attività che incidono sulla formazione del personale docente ma anche dei genitori e anche degli studenti. Ad esempio, per quanto riguarda gli studenti, ci sarà un'attività di educazione tra pari, quindi saranno formati degli studenti che diventeranno peer educator e quindi svolgeranno la loro attività con i loro compagni per fare comprendere quali sono i comportamenti errati, quindi da non portare avanti, e invece quelli prosociali, comportamenti prosociali che invece debbono essere promossi. Poi c'è anche gli incontri con i genitori, la formazione del personale docente e naturalmente l'informazione riguardo la nuova legge sul cyberbullismo. Ovviamente si punterà anche a far sì che i ragazzi in qualche modo si rendano protagonisti e quindi dell'informazione, della corretta informazione con i loro compagni, e quindi sarà promossa appunto questa attività fra loro. Concerto di Natale si terrà domenica 17 dicembre alle 19.15 nella chiesa San Francesco di Paolo a Gela. L'iniziativa è dell'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Si esibirà il coro polifonico Armonia Ensemble di Caltagirone, diretto dal maestro Francesco Falci, con la partecipazione di Aldo Romano, flauto, e Davide Falci, chitarra. Alla luce di una stella si tratta del concerto di Natale organizzato dal coro polifonico Perfetta Letizia in collaborazione con l'Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative Coordinamento Sicilia e l'Associazione Donatori Midollo Osseo. L'evento si terrà il 21 dicembre a Gela nella chiesa San Giovanni Evangelista a Macchitella, un concerto speciale con l'esibizione per la prima volta in pubblico del coro di Voci Bianche I Piccoli Cantori. Sarà presentato domani alle 10.30 nell'auditorium del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela il libro di Luca Talese, Cuori contro le ferite sempre aperte di una stagione di piombo. Dialogherà con l'autore il giornalista Giovanni Marinetti. Il lavoro di incontro sui cammini francigeni di Sicilia ed il loro sviluppo continua. FIAB Gela Nanocicli è convinta che la crescita del territorio debba anche passare da una nuova visione del mondo di vivere la propria terra. Per questo motivo lo studio sulle forme di mobilità sostenibile e sulla riconquista dello spazio pubblico prende in considerazione anche la vasta rete di viabilità secondaria e poderale che rende unica la Sicilia. Domenica prossima alle 17.30 al Museo Regionale di Gela è previsto un incontro pubblico alla presenza di Giovanni Guarneri, che presenterà la Magna Via Francigena, la Sicilia a piedi, da mare a mare. Maschere, la giara e la patente di Luigi Mirandello. Si tratta della rappresentazione prevista per sabato 23 dicembre alle 17.15 e alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela con Enrico Guarneri. La regia è di Guglielmo Ferro. Il botteghino è aperto dalle 17 alle 20. Telefoni 0933 91 18 92 345 58 80 580. Venerdì 22 dicembre alle 21 al Teatro Antidoto di Macchitella Gela sarà replicata la rappresentazione Amori e Bugie. Per informazioni telefoni 0933 82 2707 338 71 43 293.
Un derby senza tifosi del Gela è quanto deciso dall'osservatorio sulle manifestazioni sportive, che ha giudicato la gara di domenica prossima da Cireale con profili di rischio. Dunque nessuna trasferta per i supporters biancazzurri, un vero peccato. La presenza dei tifosi gelesi avrebbe rappresentato una marcia in più per la squadra allenata da Nicola Terranova. Si prende atto e si va avanti. La formazione, presieduta da Angelo Mendola, si sta preparando alla sfida con gli acesi, guidati dall'ex tecnico del Gela della passata stagione, Pietro Infantino, sudando ogni giorno sul green del Vincenzo Presti. Intanto lascia la squadra il difensore centrale Filippo Raimondi, ceduto al Palazzolo, e l'allenamento di ieri è stato seguito con particolare attenzione dal direttore sportivo Gianni Martello, ritornato alla base, chiariti i disguidi con la dirigenza. Direttore, bentornato a Gela, ma ci auguriamo che sia la fine di una vera e propria telenovela, vado via, ritorno, dimissioni, altro. Lasciamo perdere, parliamo di calcio giocato è meglio. Sono qui, sono orgogliosissimo e felice, cerchiamo di dare una mano a questa gloriosa società. Però il compito del cronista è chiedere cosa è accaduto con la dirigenza. Niente, meglio, sono cose nostre, alla gente interessa poco. Io penso che in questo momento alla gente interessa esclusivamente che la squadra si ritrovi, e soprattutto alla vigilia di una partita così importante, è importante per la tifoseria, ma importante anche per noi, perché abbiamo fame di successi, fame di vittorie, vogliamo assolutamente con tutte le nostre forze invertire questo trend negativo, che purtroppo è inutile che ce lo neghiamo, è dovuto principalmente, a mio giudizio, alle tantissime defezioni che ha la squadra. Ecco, lei parlava di tifoseria, volete regalare un sogno per domenica prossima, però da Cireale, nel derby sentito con la formazione acese, proprio i tifosi gelesi non ci saranno, perché così è stato deciso. Sì, una decisione che ritengo, vista la partita di Coppa dove tutto è andato per il verso giusto, ci ha lasciato sorpresi. Sappiamo quanto è importante questa partita per i tifosi gelesi, lo sanno i ragazzi, lo sappiamo tutti, e quindi siamo estremamente concentrati per questo impegno.